Attenzione, il video potrebbe contenere o essere soggetto a spoiler, quindi invito alla vostra illustre persona di evitare lamentele dopo le mie avvertenze. Post scriptum. Fate attenzione ai titoli coda perché contengono un messaggio importante per tutti voi. Nome! Io sono Naruto Uzumaki, settimo Kage del villaggio della foglia. Sasuke Uchiha, discendente del clan Uchiha. Abilità innate o caratteristiche speciali? Abilità innate? Nulla, che cavolo! Come caratteristiche ospito dentro di me Kurama, la volpe a nove code, anche se all'inizio non andavamo d'accordo. Ma poi grazie al vecchio delle sei vie, siamo diventati buoni amici. Sono il detentore delle abilità oculari più potenti del mondo ninja. Sharingan e Rinnegan. Caratteristiche speciali? Nulla. Maledetto, avevi tutte le ragazze ai tuoi piedi. Cibo preferito? Che domanda è? Il ramen, ovviamente. Non esiste cibo più prelibato di quello. La carne morbida che si scioglie in bocca. I noodle che accarezzano il palato. Il brodo caldo che ti riscalda il cuore. L'ha provato anche Sasuke una volta e ne è rimasto soddisfatto. Se vi aspettate che risponda in maniera maliziosa come Naruto, avete preso un granchio. Comunque sono un fan degli onigiri. Di cosa avete paura? I gatti sono creature orribili, macchine assassine fatte di pelo e fusa. E di Sakura, naturalmente, quando s'arrabbia. È rimasto traumatizzato dalla nostra prima missione. Quello non era un semplice gatto. Per quanto mi riguarda, non ho paura di nulla. Tranne che... di mia moglie. Tecniche e ninjutsu preferiti? Potreste pensare che sia il Rasengan, ma invece è la tecnica seducente! Sto scherzando, e che cavolo? La mia è il mille falchi, o Chidori, come preferite. Qual è il vostro animale guida? I rospi. Ho una propensione per i pennuti e i serpentoni. Non avevo dubbi. Parlò colui che si fece dominare da un rospo femmina. M'ero dimenticato, e che cavolo? Qual è stato o qual è il vostro scopo nella vita? Volevo essere accettato dagli abitanti del mio villaggio e diventare Hokage. Il mio obiettivo era quello di vendicare il mio clan e riscattare il nome di mio fratello maggiore. Ma adesso l'unica cosa che voglio è proteggere il villaggio della foglia. Il vostro credo, ninja? Non arrendersi mai e credere nei propri amici, e che cavolo? Il mio credo era quello di un vendicatore, ma adesso è acqua passata. Cosa avete pensato la prima volta che avete visto il volto di Kakashi? Pensavo che avesse una brutta deformazione al volto. Oppure un labbrone abnorme. Ho paura solo a pensarci, oh mamma. Cosa avete pensato dopo aver scoperto di essere nello stesso team? A quei tempi avevo perso la testa per Sakura. L'unica cosa che mi interessava era fare colpo su di lei. Ma venivo continuamente frenzionato a causa di Sasuke. D'altronde si sa, il tipo oscuro e tenebroso attira. Adesso però so di essere stato fortunato a non essermi messo con lei. Quando si arrabbia è ingestibile. Che mi sarebbe stato sicuramente tra i piedi, combinando disastri e cacciandosi nei guai. Tutte cose che naturalmente in seguito ha fatto. Un pregio dell'altro. È forte e determinato, ma soprattutto è un grande amico. Pensa sempre al bene degli altri, anche se questi ultimi lo hanno ferito. Un difetto dell'altro. È un testardo e ha un carattere impossibile. È una testa quadra. Entrambi avete ormai moglie e figli. Chi si alzava per cambiare i pannolini? Stranamente le notti con i miei figli sono state tranquille. Non ricordo di essermi mai svegliato durante le notti per cambiare i piccoli. L'unica intrattabile fuori di testa in quel periodo è Hinata. Mi chiedo ancora per quale motivo. Povera Hinata. Purtroppo non sono stato molto presente a causa delle missioni che ho dovuto affrontare. Sono ancora il bersaglio di molti ninja. E per proteggere la mia famiglia le sono dovuto stare lontano. Sicuro di non essere scappata dalle urla isteriche di tua figlia o dalla furia omicida di tua moglie? Ho già perso un'estremità. Non volevo perderne altre. Il vostro primo bacio? Non è affatto divertente, so a chi ti riferisci. Tutta colpa di Sasuke che non rispetta lo spazio altrui. Fino a prova contraria eri tu ad essere accovacciato sopra il mio banco. Mi avevi provocato. Sei una testa quadra. Avevi bisogno di qualcuno che ti mettesse in riga. E invece mi hai baciato. La vostra prima esperienza sessuale? Con Hinata, ovviamente. Ne sei davvero sicuro? Mi sembra di ricordare che tu e il maestro Kakashi durante la prova per diventare Genin abbiate avuto un conflitto... anale. Eh?
Quella si chiama molestia. Quello era il colpo segreto del villaggio della foglia. Preferite il Susano o il Kyubi? La mia. Ti sbagli, Naruto. La mia è più potente. Puoi scordartelo, la mia è più potente. Invece no. Invece sì. Invece no. Invece sì. Invece no. Invece sì. Chi esegue la trasformazione più figa? Non c'è da commentare. La mia, ovviamente. Sei la solita testa quadra. Perché hai intenzione di dirmi che la tua forse è la più figa? Quanto da 1 a 10 è inutile Sakura? Io non sono bravo in matematica, ma nel nostro team equivale a 10. Senza Sakura, 9. Poche volte sono stato d'accordo con Naruto, e questa è una di quelle. Sasuke, farai un altro figlio con Sakura? E se no, sai che Sarada, essendo femmina, sarà l'ultima a portare il cognome degli Uchiha? È impossibile che il nome Uchiha si estingua. Infatti, non dimentichiamoci di tutti gli Shin Uchiha. Ti hanno mai fatto proposte indecenti? In che senso? Non sono gli altri a farmele, ma io a proporle. Chi è il più potente tra Strada e Boruto? La tangenziale. Oh, povera Sarada. Una domanda per Naruto. Come hai reagito al cambiamento radicale di misure di Hinata? Beh, non è poi così alta. Mi chiedo ancora come possa essere così tonto. Se vi fonderete in un unico ninja, come vi chiamereste? Non lo so. Non ci ho mai pensato. Forse... Narusuke? Sembra il nome di un antipasto, ma va bene. Per Sasuke, ma perché ti sei fatto i capelli a culo di papera? Che cosa hanno i miei capelli che non va? Se vogliamo parlare di capelli, vogliamo parlare di quelli di Gaara? Se Sasuke avrebbe avuto il 9 code e Naruto lo Sharingan, voi avreste compiuto le stesse cose senza cambiare niente? Eh? Potresti riformulare la domanda? Ti rispondo io. Non sarebbe cambiato nulla. Un potere non cambia le esperienze di vita di una persona. Le influenza, ma fino ad un certo punto. Date un consiglio ai vostri fan. Seguite sempre la volontà del fuoco e diverrete grandi ninja. E che cavolo? Evitate gli alcolici e le droghe. Wow. Ultima domanda. Esiste una colazione leggera, ma decisamente invitante, che possa coniugare la voglia di leggerezza e golosità? Ovvio che non esiste. Posta un Shinra Tensei col Pimmi se è vero. E che cavolo? Sono d'accordo. Ciao ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace, condividetelo sui vostri social e soprattutto ragazzi, passate sul canale di Nathan, che è colui che ha disegnato tutti i personaggi. In più seguite i social degli altri doppiatori che hanno partecipato all'interno di questo video e passate anche sul canale del compositore della cover di Naruto. E soprattutto ragazzi, scrivetemi nei commenti quali altri personaggi vorreste vedere nelle prossime doppie o triple interviste. In più vi volevo avvisare che sarò al Comic Con il 28 e il 29 aprile. Per ulteriori informazioni seguitemi sul mio profilo Instagram, che è molto importante, trovate i link in descrizione. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. E che cavolo!